Venerdì 8 marzo all'Opiquad di Monza si è tenuto il primo Festival del Bene Comune. 20 associazioni delle realtà imprenditoriali lombarde si sono incontrate nella prestigiosa struttura sportiva monzese per dare vita a quello che è stato definito un percorso condiviso per programmare uno sviluppo sostenibile della società. Intento comune delle realtà presenti è stato mettere il focus su tutto ciò che la società e le sue componenti possono offrire di positivo al cittadino, sviluppando percorsi virtuosi per creare un clima di fattiva collaborazione tra istituzioni e cittadinanza. Molti i nomi famosi che hanno preso la parola, tra cui il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l'ingegnere Fumagalli, presidente dell'UCID, Francesco Rocco Guerini del Lions Club e il dottor Crespi, già presidente dell'UCID. Siamo qui con Brianza Channel, abbiamo il piacere di intervistare e sentire la voce dell'ingegner Fumagalli, presidente dell'UCI. Prima domanda, questo evento è la prima volta che viene organizzato? Sì, questa è l'edizione zero del Festival del Bene Comune e quindi addirittura non l'abbiamo chiamato edizione 1 perché in realtà è un'edizione in cui ci presentiamo e gettiamo la prima concetto di rete e firmiamo questa carta dei valori. Qual è lo spirito che ha mosso questa iniziativa? Beh, è un'iniziativa che non viene da noi, è nata da Don Adriano Vincenzi, grandissima persona, grandissimo pastore, e che aveva una visione dell'impatto sociale che i cristiani devono avere, che è stata dirompente. 4-5 anni fa, attraverso il Festival della Dottrina Sociale, mise insieme tutta la parte buona d'Italia a un tavolo. Poi decise che non era abbastanza, che bisognava andare sui territori. E noi come UCID abbiamo raccolto il suo testimone, Don Adriano non è più con noi purtroppo, e stiamo facendo quello che lui ha predicato, portare l'iniziativa del Festival del Bene Comune a contatto con la gente nelle varie regioni. Ecco, un'altra domanda. L'obiettivo principale comunque qual è? Quali soggetti vorreste coinvolgere nel vostro progetto? Ma quelli che volevamo coinvolgere in pratica li abbiamo già coinvolti. Lei ha qua 20 associazioni, fanno circa un terzo del tessuto economico della Lombardia e fanno più della metà dell'impatto sociale lombardo. Sono associazioni, una ventina di associazioni, le più disparate, andiamo dal Rotary fino alla CISL, come dico io, quindi c'è di tutto, di stampo cristiano ma anche non di stampo cristiano, che però sono allineati e si orientano su dei valori che sono comuni. Quindi lì firmiamo oggi e ci diamo i primi compiti di progetti da fare insieme. Sceglieremo stasera il primo progetto da fare, sarà un evento spero memorabile. Questo progetto potrebbe essere esteso eventualmente ad altri soggetti della economia italiana, quali Confindustria e altre associazioni? Confindustria è con noi, Confcommercio è con noi, Confartigianato è con noi, quindi sono già con noi. E probabilmente non abbiamo ancora un tessuto di tutte le associazioni, però questo è il nucleo portante, è già presente secondo me, lo completeremo nel tempo, ma diciamo che i pilastri per fare bene la rete ci sono, i puntini ci sono stati già disegnati. Ultima domanda, bellissimo progetto, in quest'ambito i giovani, le scuole vengono coinvolte eventualmente a qualche livello? Lei o ha avuto una soffiata o è particolarmente ispirato. Il tema del primo anno che ci siamo dati è proprio la formazione dei giovani. Perfetto, grazie ingegnere. Grazie a lei e arrivederci a tutti. Per Brianza Channel abbiamo il piacere di intervistare il sindaco di Monza Paolo Pilotto. Questo evento che sta per iniziare e che ha l'aria di essere molto molto interessante, che cosa l'amministrazione comunale si aspetta da questo evento?
Ma io credo che sia un segnale molto forte di fiducia e di speranza in un contesto che è molto spesso contrassegnato invece da segnali di disperazione, di aggressività, di sfiducia, di diffidenza, non solo nelle relazioni fra cittadini e istituzioni, ma a volte anche nelle relazioni fra cittadini e impresa, cittadini e cittadini. A ragionare del bene comune, dei principi che possono, dei criteri, dei principi che possono rinsaldare la fiducia nella solidarietà, nell'aiuto reciproco fra cittadini, fra associazioni cittadini, fra istituzioni e associazioni cittadini, io credo che sia importantissimo, perché abbiamo bisogno di andare a ricercare il significato, i criteri che possono consentire la speranza. Questa è un'osservazione. La seconda che faccio, da persona che sta in un comune capoluogo, è che noi siamo in una Brianza dove il terzo settore, la solidarietà, il rapporto fra associazioni, istituzioni e imprese è fortissimo, e a dirlo non sono tanto i brianzoli quanto quelle persone che venendo da fuori ci osservano e verificano che fra di noi c'è comunque un modo di agire, di fare rete, che vale non solo per l'impresa ma anche nei confronti ad esempio dei servizi al cittadino. Ecco, io credo che una serata come questa, piena di associazioni, legata a un contenuto valoriale, sia una boccata di ossigeno per tutti noi. Certo, l'iniziativa è bellissima, non bella, bellissima, perché in un clima di sofferenza generale che anche da un po' di anni il cittadino, la persona comune vive tutti i giorni, questo è uno spiraglio di luce, è una sorta di, come dire, alba di una nuova era della partecipazione civile, giusto? Sì, forse non di una nuova era, ma diciamo una condizione per riconoscere elementi che sono già presenti nelle relazioni di tutti noi e che a volte vanno sottolineati. Faccio un esempio: nella relazione con l'istituzione pubblica molto spesso il cittadino arriva pensando già che l'istituzione sarà distante, perché l'interesse del bene non ci sarà, ci sarà solo l'interesse all'accomodamento. Invece ragionare sui criteri che consentono di occuparsi del bene comune, ragionare su quegli elementi valoriali che ci legano assieme, consente di riavvicinare le persone su strumenti che già hanno, perché la cosa interessante è che non dobbiamo mai ripartire da zero nella convivenza umana, ma possiamo andare a recuperare quegli elementi che già ci sono, che a volte sono un po' compressi, sono un po' dimenticati. Ottimo, ottima iniziativa, bellissima iniziativa. Grazie Sindaco per la collaborazione da Brianza Channel. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Siamo in compagnia del signor Guerini Rocco, PAS, governatore della Lion International. Abbiamo un paio di domande da sottoporgli in merito a questo evento che si presenta molto molto interessante. Innanzitutto, che cosa vi ha spinto a partecipare e quali sono gli obiettivi? Allora, per noi era fondamentale partecipare e raccogliere l'invito che ci hanno fatto, perché è sicuramente importante oggi essere presenti in queste realtà. La Lion Scavo International lavora a 360 gradi su quello che è il bene comune, su quello che sono i bisogni del territorio. A maggior ragione oggi in Lombardia abbiamo bisogno di fare in modo che tutto il positivo venga a galla. Basta, dobbiamo smettere di avere solo interventi in cui si parla di quelle cose che non vanno bene. Oggi diventa fondamentale portare attraverso festival come questi il bene comune davanti a tutto. Quindi una sorta di benessere sociale innanzitutto davanti come obiettivo, e questo si traduce in che tipo di attività e di interventi? Sicuramente noi portiamo oggi dei fiori all'occhiello sull'attenzione alla persona. La prima attenzione che porteremo oggi è quella del servizio cani guida dei Lions, qua all'Imbiate, a pochi passi da qua. Poi andremo a toccare l'argomento della raccolta occhiali usati, una banale raccolta che ci consente di vuotare i cassetti, ma consente a persone dall'altra parte del mondo di poter vedere magari in tempo un leone e poter conservare la vita. Aggiungiamo poi quello che è il bisogno della fame. La fame a me da non sottovalutare, con tutti i problemi a seguire, con le mense solidarie che vengono create, e dulcis in fundo, ma non sicuramente meno importante degli altri, sono l'università della terza età, l'università della terza età che ci permette di avere con le persone che hanno un'età diversa la possibilità di ricreare quel gruppo. E credetemi, è davvero bello in città come Lecco, come Somma Lombarda, come Parabiago, essere incontrati per strada e sentirsi dire grazie, perché queste persone tornano a vivere un'esperienza anche di cultura che magari in tempi precedenti, ahimè, causa la situazione economica o causa il lavoro, non gli ha permesso di avere. Grazie mille, Pasto Governatore Guerini Rocco, per l'intervento, per la collaborazione e per l'intervista. Grazie a voi, sembra un piacere collaborare con Brianza Channel, con tutti voi, perché conosco la realtà dello studio da tempo e l'apprezzo. Grazie, grazie, tanti auguri. Siamo in compagnia per Brianza Channel del già presidente del Lucid Lombardia.
In merito a questo evento che si sta per tenere, sta per iniziare qui in questo palazzetto, in questo splendido contesto del palazzetto di Monza, quali sono stati gli obiettivi? Quali sono gli obiettivi che vi siete posti convocando tutte queste organizzazioni? Dunque, io trovo che questa è un'opportunità, un'occasione straordinaria che UCID insieme a tante altre istituzioni cristiane hanno progettato. Direi che per parlare di persone importanti, questa idea di riunire situazioni diverse ma con obiettivi simili o molto uguali e per certi versi è un'idea straordinaria, soprattutto perché si origina da un festival che c'era una volta, che c'è stato a Verona, sulla dottrina sociale della Chiesa, anzi una serie di festival annuali sulla dottrina sociale. Questa è una, invece è orientato verso il bene comune, che è ancora più specifico per l'operatività delle persone e per la cosa. Io trovo che è un'idea straordinaria. Che era un sogno, le dico, dell'antico presidente, del vecchio presidente nazionale Angelo Ferro, ma lo ero anche per condiviso da De Rita, che evidentemente è un personaggio importante, e anche da Zamagni come presidente, come persona assolutamente altrettanto importante. Queste tre persone avevano sempre sognato di avere un momento di incontro di tante realtà diverse per mettersi insieme in un comune obiettivo. Forse questo deriva anche dal fatto che negli ultimi anni la società è un po' stata vittima di una sorta di pessimismo generale? Beh, certamente sì, ha contribuito ciò anche il Covid, che ha un pochettino diviso, che ha un pochettino fatto aspettare certe soluzioni, ma è un discorso forse italiano, era quello del senso di individualismo che si è sempre verificato in tutte le istituzioni. In questo momento, quindi questa occasione è un momento per eliminare l'individualismo e provare a progettare insieme qualche cosa di importante. Perfetto, grazie dottor Crespi.